Questa settimana parliamo di OCSE PISA, le prove che i nostri ragazzi quindicenni sosterranno fra qualche mese, i cui risultati saranno messi a confronto non soltanto tra regioni, ma anche tra i diversi paesi, OCSE PISA appunto, su scala mondiale. Nell'ultima edizione la Puglia ha ottenuto brillanti risultati. Possiamo farcela per la prossima edizione? Beh, io mi auguro proprio di sì, perché visto che il mondo ha parlato della Puglia per quella che è stata la precedente edizione del 2009, per i numerosi punti che ha recuperato la Puglia, vuol dire che i nostri ragazzi dal 2006 al 2009 hanno recuperato competenze che si acquisiscono in un anno di istruzione, quindi un anno di istruzione in più. I risultati meno brillanti delle edizioni precedenti derivavano proprio dal fatto che le scuole non sapevano di questa prova ed erano un po' sorprese, quindi l'informazione e la prima azione da compiere, poi tutta la sensibilizzazione che stiamo facendo insieme con il Ministero e con i Balsi. La scorsa edizione lei rivolse un appello anche ai docenti a considerare le prove OCSE PISA come un'occasione di riscatto per se stessi e per la scuola meridionale, per la scuola pugliese. Lo rifarebbe? E in ogni occasione non farò mai mancare questo suggerimento ai dirigenti scolastici. Non è importante soltanto quello che si fa nelle aule didattiche, ma anche quello che si comunica al mondo. Cercherò di far capire loro quanto è importante che preparino questi ragazzi in modo che non si trovino poi impreparati o sorpresi, ripeto, rispetto a queste prove, perché ciò che dobbiamo superare per poter consolidare il nostro risultato positivo è la eccessiva variabilità che esiste fra istituti. Bene, con questo auspicio la ringraziamo e incrociamo le dita allora per il futuro. Incrociamo le dita e forza ragazzi, abbiamo i ragazzi più intelligenti d'Italia. Bene, grazie.